La misericordia non ci fa il Photoshop, ma ci dona un cuore nuovo, ricreato, non rattoppato, che può essere recipiente e ricettacolo di misericordia, come i Santi e Maria. Su questo tema Papa Francesco ha sviluppato la seconda meditazione per il Giubileo dei Sacerdoti, tenuta nella Basilica di Santa Maria Maggiore, dopo quella inaugurale a San Giovanni in Laterano. Nessuno, ha spiegato, è migliore nell'esercizio della misericordia di colui che mantiene viva l'esperienza di essere stato egli stesso oggetto di misericordia. Ad esempio, tra coloro che lavorano per combattere le dipendenze, coloro che si sono riscattati sono di solito quelli che meglio comprendono, aiutano e sanno chiedere agli altri. Poi il Pontefice ha descritto come hanno ricevuto misericordia dal Signore santi come Pietro e Agostino, Francesco e il cura Brochero, il parroco argentino prossimo canonizzato, fino ad arrivare a Maria, recipiente semplice e perfetto di misericordia, dalla quale imparare il modo che ha di guardare i suoi sacerdoti, perché attraverso di noi vuole guardare la sua gente. Maria ci guarda in modo tale che uno si sente accolto nel suo grembo, poi tesse i fili delle nostre miserie in modo tale che la nostra anima si rinnova, ci guarda con attenzione e interesse gratuito e infine, nella sua misericordia, sa vedere la nostra totalità e intuisce ciò che è più necessario. E quando voi, sacerdoti, abbiate momenti oscuri, brutti, quando non sappiate come arrangiartevi nel più intimo del vostro cuore, non dico guardate la madre solo, quello dovete farlo, mandatela e lasciatevi guardare da lei, in silenzio. Anche addormentandovi. Questo farà che in quei momenti brutti, forse con tanti sbagli che avete fatto e vi hanno portato lì, farà di tutta questa sporcizia ricettacolo di misericordia. Lasciatevi guardare dalla Madonna.